Cari amici neroverdi, bentornati all'angolo del Pieraccioli. Commento post partita Sassuolo-Parma. Seguendo un po' i social ho visto che ci sono stati tanti commenti, chi dice colpa di De Zerbi, chi dice colpa dei giocatori, insomma, però alla fine questa partita l'abbiamo persa, col Parma perdiamo sempre. Quindi io voglio dire una cosa: quando si ripete costantemente questa sconfitta col Parma, che sono squadre che si difendono nella loro metà campo e vincono le partite in contropiede, bisogna fare qualcosa di più. Oramai sono 3 o 4 anni che giochiamo col Parma, giocano sempre allo stesso modo e noi continuiamo a perdere allo stesso modo. Quindi le cose sono 3: o l'allenatore ha sbagliato a impostare la partita, o i giocatori sono scarsi, o siamo sfigati, perché qualcosa ci deve essere. Io le partite le giochiamo bene, però le perdiamo. Bisogna farsi delle domande, perché è inutile poi vivere dei post partita: ah, bellissimo il Sassuolo, ha giocato bene, una bella squadra, dei grandi giocatori, però perdiamo le partite. Come questa, che sono partite che il Sassuolo non deve perdere, anche perché oggi era indispensabile fare questi 3 punti per non perdere interesse nel campionato, perché andrà a finire che noi arriveremo a metà classifica, quindi passeremo le ultime 5-6 giornate di campionato da squadra salva e non godremo più della possibilità di vedere un'Europa vicina per andare allo stadio con più interesse, solo per questo motivo qua. Comunque, da Capoverde, con anche la presenza di Sauro e anche del lupo, vi saluto e speriamo di vincere a Bergamo, che Bergamo è una squadra che giocano a calcio e con le squadre che giocano noi possiamo veramente fare una bella partita. Ciao a tutti.